Va bene ragazzi, nuovo match, Hotel Tellina. Sempre squadra Arlecchino contro squadra Pulcinella. Squadre naturalmente mischiate e andiamo a vedere come sono composte. Da una parte abbiamo Dani, Alex, Bro e Splat, mentre dall'altra ci sono, vabbè, Fede, Aware, Splat AC e Glark, praticamente coloro che non fanno parte della squadra rossa. Allora, Bro già tiene sotto tiro il rullo. Poi là, quanti razzi, una pioggia di razzi, anzi un diluvio direttamente. State attenti al rullo. Mamma mia, ha preso Alex nonostante fosse abbastanza distante. Guarda come se la viaggia. Attento che passa sopra. Veloce, mamma mia, che kill. Ha già fatto praticamente il giro, ragazzi. Senza pietà. Mamma mia, senza pietà. E poi sfrutta anche la bomba curling per evitare di colorare e procedere velocemente sulla mappa. Fede intanto si è piazzato lì. Doppia bomba. È stato splattato. Bacca laser. Troppo alto però, secondo me. Infatti Aware è riuscito ad evitarlo facilmente. Qui ci sono i bianchi che stanno ripartendo alla carica. Razzi! Qui non è riuscito. No, Glark non è riuscito a evitarli. Fede e Splat se la viaggiano insieme. Fede ci ha lasciato le penne. Vediamo Bro. Non è riuscito a prendere Splat a C. Vediamo se Splat splatta Splat. Sembra un gioco di parole. No, è riuscito a passare abbastanza facilmente. Fede è già tornato sul luogo del delitto e si è vendicato. Si sta nascondendo lì dietro dal cecchino. Voglio vedere cosa fa. Cos'è che sta facendo? Ah, probabilmente stava aspettando il momento giusto per muoversi. Ma ci sono due cecchini per la squadra rossa e nonostante tutto guardate che macello. No, probabilmente in questo momento la squadra bianca è in vantaggio, eh. No, mi sa che dominano di più i rossi. Attenzione all'idrante. Forbice. Gli hanno fatto una forbice, però Alex è riuscito a portare con sé Aware. Razzi di Dani su Fede, che scappa. Vabbè, ha colorato un pochettino. Attenzione alla squadra rossa, perché mi sa che è in vantaggio. Aware sta caricando, però non riesce a prendere nessuno. E finisce così. Allora, vediamo chi la porta a casa, perché comunque i bianchi hanno recuperato qualcosina, ma non basta. 50-35 per la squadra rossa. Bella partita, ragazzi. Statistiche di gioco finali. Ok ragazzi, nuovo match, mappa Serra di Alghe. Perfetto, squadre caricate. Voglio provare il calibro 2000, va. Vediamo cosa riesco a combinare. Non ho capriole da utilizzare per fuggire, però ho il gran botto. Qui la... Ah, ma ci sono... chi è che usa la mia stessa vasca? Quella che mi piace tanto. Vedo un cecchino. Non ditemi che c'è che... Ah no, ok, se ne sta là. Aspettate un attimo. Bella! C'era Glark che stava provando ad utilizzare la vasca. No, solo l'assist. No, dai. Comunque sì, bisogna fare piazza pulita e poi si può procedere a colorare. Qui facciamo che salire su. Star sopra non so se è così conveniente. Torno un attimo alla base. No, perché non voglio farmi splattare.
Ma non c'è nessuno qui dietro? Ullala! Salve! Lancia... Aia! No! Bravo, Glark! Qui sono stato... Tu sei stato bravo che mi hai preso, io invece sono stato... Ero un po' troppo distratto. Ehi, la che mi... sono finito alle spalle di Dani. Fantastico, scusami. Ti sono finito proprio alle spalle. Attenzione che i bianchi stanno avanzando, eh. I bianchi avanzano. Beh, bel lancio. Qui la... Il kill di... sa che sono qua. No! Dai! Fede, che caspita di giro hai fatto? Me lo sono ritrovato alle spalle senza rendermene conto. Ma dimmi te. Vi splatterò col mio muro di colore. Oddio, ha finito l'inchiostro! Era la mia occasione per fuggire. È andata bene che ha finito l'inchiostro, perché stavo per lasciarci le penne. No, 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 no. Attenzione. Proviamo così. Ok. Oh, Dani. Preso anche Fede. Glark, vieni qua. No, ti ho toccato ma non sono riuscito a splattarti. Va bene, dai, è stata una bella partita però. /26. Più che altro non siete mai venuti a casa nostra a colorare. Ci hanno provato, però non sono riusciti a superare la metà campo. Ok ragazzi, accesso limitato. Secondo me una delle zone miste più belle del gioco. Allora, assisterò a questa partita. Squadra rossa contro squadra bianca come sempre. Squadra rossa formata da Prorik, Aware, Enrico e Splat, mentre dall'altra parte ci sono Splat AC, Bro, Dani e Alessio. Enrico sta affrontando già il rullo. Gli ha lanciato addosso un gran botto. Bella idea, però non è bastato. Siete troppo vicini ragazzi. Doppio gran botto perché hanno tre aerografi in squadra, eh. Attenzione. Attenzione. Timbrone. AC, che male. Aware l'ha preso. Attenzione a quello. Ha tentato anche Prorik. Tento alle spalle. Bello. Prorik stava inseguendo Dani. Enrico stava inseguendo... Non mi ricordo più. Comunque c'era una catena che... Una catena di gente, uno dietro l'altro. Allora, Enrico sta tornando indietro. Intanto Alessio e Bro viaggiano in coppia per colorare il centro della mappa. Prorik va a colorare da quella parte, perché tanto poi si abbasseranno le cupole, eh. E una volta che si sono abbassate le cupole non si può più fare niente. Gran botto col vernischianto. Bro è riuscito a evitare il gran botto, poi però è stato splattato normalmente. Si stanno per abbassare le cupole. Quindi chi è dentro, chi è fuori e chi è dentro può uscire. Gran colpo del rullo. Dani è sopra un muro che sta tentando di prendere Aware e ce l'ha fatta. Dovrebbero essere un triplet, no, un, non un triplet, sì, un calibro 3000 se non sbaglio. No, è un triplet, è un triplet. Guarda lì i bianchi come se la viaggiano. Ma qui? Ok, non si stanno ancora abbassando le cupole. Strano, è molto strano. Ok, contenimento livello 2. Inizio contenimento livello 2. Adesso si stanno abbassando. Due zone su tre sono bianche. Contenimento completato. Ah, però noi da spettatori non possiamo vedere niente. Ok, quindi le due zone laterali erano già state coperte, mancava soltanto il centro della mappa. Sì, da spettatore non ve lo fa vedere.
perché sennò praticamente le tre cupole occupano gran parte della schermata. Attenzione ai bianchi, attenzione ai bianchi che si stanno avvicinando. I rossi li vedo in difficoltà. Proric è stato abbattuto da Bro alle spalle. Aware ci prova col triplet e ce la fa. Va bene, partita terminata. Bel match. I rossi sono partiti bene, poi però si sono persi. Non hanno approfittato più che altro delle cupole, o non hanno fatto in tempo a approfittarne. Ok, queste sono le statistiche di gioco. Praticamente tutti quanti avete superato i 1000 punti più o meno. Ok ragazzi, geyser effervescenti, altra mischia mollusca festival. Adesso andiamo a vedere poi come sono composte le squadre. Attenzione che qualcuno ha preso l'armatura. Allora, andiamo a vedere chi fa parte della squadra rossa. Bro, Fede, Proric e Dani. Mentre dall'altra parte ci sono Splat AC, Splat, Enrico e Alessio. Ehi là, il rullo è già riuscito a colorare, è già riuscito ad attivare due geyser con il colore della sua squadra. Addirittura, guardate dove caspita è andato. Grande Dani che l'ha preso al volo. Ma più che altro perché i bianchi, guardate che roba, sono già nella zona rossa. Attenzione bro, bella, gran lavoro di squadra. Si sono praticamente lanciati nella zona rossa. Fede ha attivato i due geyser centrali più che altro per rallentare i bianchi, che in questo modo possono praticamente passare soltanto o sopra o da questa parte, ad esempio dove sta passando Enrico. Razzi, Enrico ci ha finito in mezzo. Attenzione lì, attenti che sta sotto più che altro perché riesce a prendervi più facilmente. I bianchi partono alla carica di nuovo. Fede è salito. Ehi là, guardate quante bombe curling. Gran botto, mamma mia. È rimasto da solo, Alessio è da solo. L'hanno segnalato con una cimice. In tre sono andati a prenderlo. Sono andati a prenderlo in tre. Attenzione al rullo. Io l'ho detto. Altri razzi. Io l'ho detto, attenzione al rullo. I rossi sono rimasti in due. I bianchi provano ad avanzare. È tosta, è tosta. Ehi, come avanzano i bianchi, guardate qua. Attenzione, mamma mia bro, ha rischiato di farsi splattare. Poi è stato splattato. Dani è rimasto da solo. Ha preso Alessio, vediamo se riesce a prendere anche Enrico. No, purtroppo no. C'è Splat AC che sta attivando i geyser per impedire ai rossi di passare. Attenzione al gran botto. Dani si è spostato. Gli sta correndo dietro, guardate che roba. Gli sta correndo dietro, gran kill. E pioggia. Dai ragazzi, dovete avanzare. Ma qualcuno dei rossi è andato dall'altra parte. Era Bro forse. Vabbè, gran mossa. Ha rallentato i bianchi. Vediamo cosa riescono a combinare. Però mi sa che la portano a casa i bianchi, perché forse c'è più bianco sulla mappa. L'ho detto poche volte, bianco. Allora, vittoria per la squadra bianca? Direi di sì. 57 a 34. E passiamo ad una prossima partita. Ok ragazzi, tribù degli spargitori. Anche questa mappa qua mi piace tantissimo. Perfetto, squadre caricate. Vedo che è entrata Destiny. E si parte. Veloci come il vento. Vai di robobomba. Ve ne butto due. Troppo bianco, razzi. Non fate casino ragazzi, mi raccomando. Doppio gran botto. Abbiamo due aerografi. No,
Non mi ero accorto. Non mi ero accorto che avevo Alessio addosso, però. Devo ricordarmi che lui fa sempre dei viaggi nella nostra zona. Perché anche in una partita prima mi è capitato di trovarmelo addosso, così dal nulla. Vabbè. Arma caricata. Vieni a prendermi qua adesso. Ho preso Fede. Oh mamma che male. Devo fare un giro incredibile. No, non ne posso lanciare due. Adesso. Approfittiamone per tornare indietro. Tieni, tieni Destiny. Grandissima. Riesce a caricare i gran botti molto velocemente. Ma che lo faccio scappare. Peccato, dovevo lanciarglielo un attimo prima. Beh, però, guardiamo il lato positivo. Ho dovuto sparare i razzi un po' a muzzo. No, mi sta spingendo, mi stava spingendo. Mi stava spingendo. C'era Fede nascosto. Ho visto dell'inchiostro che si stava spostando. Ho detto, no, non sarà lui. Figuriamoci. E invece era proprio lui. No! Ho una bella sorpresa per voi. Guarda come ci provano. Dai! Ci metto mezz'ora a girarmi. Fantastico. Con cosa ti ho preso? Con cosa? Non lo so neanch'io. L'ho preso forse con la robobomba. Non lo so. Non ho capito neanche perché mi ha attribuito la kill. Guarda come scappa! No, fermo. Mamma mia, ci stanno attaccando tantissimo. Eccoli, qualcuno sta arrivando. Lì sopra. Bella, Fede, ti ho preso con i razzi. Scusami, ti ho un po' massacrato in sta partita. E c'era di nuovo Alessio, incredibile. Era di nuovo qui che se la girava. Vabbè, oh, se nessuno lo controlla, fa bene. Farei anch'io la stessa cosa. Allora, 53-38. Bella lì. Andiamo a vedere le statistiche di gioco. Ah, forse da noi è crashata Destiny, perché vedo che ha fatto 1000 punti tondi tondi. Però l'abbiamo vista in azione. Ok ragazzi, terz'ultimo match di oggi. Altra mischia Mollusca Festival, palco Plankton, squadra rossa contro squadra bianca. Adesso seguiamo un po' di persone, partendo dalla squadra rossa, formata da Destiny, Enrico, Splat AC e Splat. Dai Destiny, non crashare di nuovo. Da questa parte invece c'è Rosso, Camilla Cab, Bro e Lorenzo. Vedo dei nomi nuovi. Mamma mia che prepotenza Camilla Cab, attenzione. Enrico però l'ha splattata senza pietà. Lore deve scappare perché c'ha Splat AC che gli dà la caccia. Stai attento perché è forte come rullo, è molto forte. Intanto Jet Splat. Rosso e Lorenzo se la viaggiano in coppia alla caccia del rullo. Mamma mia cosa ha evitato il rullo. Bro gli ha lanciato una bomba ma l'ha evitata per un soffio. È sempre lì, aia. Grande Bro. Bella Bro. Anche Splat è stato splattato. Destiny fa un giro incredibile. Fa un tour della mappa praticamente. Attenzione, Destiny era circondata. Enrico evita. Scappa via. Mamma mia, Rosso senza pietà. Gran belle kill da una parte e dall'altra. Allora, vuole vendicarsi. Però Camilla non gli ha dato l'occasione. Addirittura ha fatto una doppia. Anche Splat ci prova. Vuole vendicare la sua compagna di squadra. Attenzione. Aia. Che male. Tripla. Quadrupla. Grande Destiny. Che blocca la striscia di kill consecutive di Camilla. Lore, Rosso e Bro se la viaggiano in tripla.
I rossi non escono più. I rossi non escono più. I bianchi fanno muro. Anche il rullo lo vedo in difficoltà. Splat AC. Attenzione. Però ha portato con sé Lorenzo, eh. Attenzione ad Enrico. Enrico e... c'era un'altra persona qua. È sparita, vabbè. Se non è crashata. Vediamo un attimo dall'icone là sopra. Dove sono finiti i rossi? Io vedo Splat che prende Camilla Cab. Rosso, dai, splattalo! Era una bella preda, Rosso. Non vorrei che sia crashata di nuovo Destiny, perché non la vedo più sulla mappa. Li vedo tutti tranne lei. E i bianchi fanno muro muro. No, mi sa che questa qui la portano a casa i bianchi. Oila, gran doppia di Enrico. Attenzione. Gran doppia di Enrico. E sì, mi arrivano conferme dal server disco. È crashata Destiny. 57-29. Quindi i rossi alla fine hanno giocato in 3. Ma proprio verso la fine. E infatti dalle statistiche di gioco si può vedere che Destiny ha totalizzato 0 punti. Però l'abbiamo visto in azione. Ok ragazzi, penultimo match. Mappa grande amicizia, che purtroppo non ho potuto provare durante l'ultimo Splatfest. Vabbè, ho recuperato poi dopo, va. Allora, andiamo subito su da questa parte. Vai con la robobomba. Attenzione che potrebbero apparire nemici da ogni dove. Ne ho inquadrati 3. Sì, bella. C'è anche Zelda, eh. C'è qualcuno lì sotto? No. Bella la pioggia. Vai Lore. Attenzione al rullo. Aspetta che gli lancio una robobomba. Anche lui me ne... ehi, quante ne ha lanciate. Attenzione. Facciamo attenzione, perché è molto rapido. È molto rapido. Ce n'è un altro anche lì sopra. No, è sempre lui. Vabbè, inquadro loro per non sprecare il lanciarazzi. Faccio che inquadrare loro. È prepotente. Cosa mi ha preso? Ah, ma è Camilla Cab. E non riusciamo a vederla perché utilizza il calamaro ninja, ecco perché. È di nuovo qua. È qua, ne sono sicuro. Aia, è andata bene che ci siamo spostati. Pensavo di scappare. Però quando lanciano i razzi, mai scalare una parete. Mai scalare una parete, perché si rischia soltanto di... si rischia soltanto di farsi splattare. Ma lo prendono loro. Infatti c'è già qualcuno lì. Te piacerebbe... Bella, ho preso Bro, che passava di lì per caso probabilmente. Infatti ho intravisto un rullo. Vai a C! Bella! Carichiamo un attimo, questo lo gonfiamo. Altra pioggia. Quelle Dani. No, sono circondato. Mi stavano attaccando anche alle spalle. Dai, potevate prenderlo qualche secondo prima. Spero di non morire male. Ah, è finita la partita direttamente, ok. Va bene. Tirata, molto tirata. Troppo seria come partita. Incredibile, la portiamo a casa 45-44 per lo 0,
qualcosa. Mamma mia, per un pelo. Ok ragazzi, ultimo match di oggi. Mulini mulinanti. Non ci abbiamo giocato già prima? No. Questa qua è diversa. Allora, squadra rossa contro squadra bianca. 4 contro 4. Speriamo non crashi nessuno. Da questa parte abbiamo Rosso, Dani, Lorenzo e Spletta C. Dall'altra parte Camilla, Enrico, Crievi R5. Spletta C sta già facendo il giro. Camilla ha già capito dove vuole passare. Invece no, non l'ha visto. Sta usando il cecchino. Lorenzo ha già fatto una brutta fine purtroppo. Ma mi sa che è scivolato giù, eh. Poi là, che kill. Scontro tra Enrico e Splat, che usa il vernischianto. Intanto Dani è andato a dargli una mano. I rossi li vedo belli carichi. Attenzione che si nasconde lì. Razzi per allontanarlo. L'avete completamente mancato. Cree ha fatto una brutta fine. Camilla dall'alto prova a prendere Lorenzo, che usa un gran botto e la tiene sotto tiro. Dai che la prende, dai che la prende. Invece no, è riuscita ad attivare il moltiplica bombe. Ti è arrivato tutta velocità. Dani ha provato con la cromosfera. Alla fine comunque Lorenzo ha preso Camilla. Cree è stato di nuovo splattato. Dani ha provato ad attaccare Enrico mentre usava i razzi. Bella idea Enrico, però sinceramente non avrei usato i razzi. Razzi per VR5. Avete in tanti i razzi. E la squadra bianca così può respirare un attimo. Ma i rossi pressano, guardate che roba. Pressano. VR5 ci prova in solitaria. Attenzione, inseguito dal rullo. Si nasconde. E l'ha preso. Attenzione, gran mossa. Adesso c'è i portoni aperti. Peccato che non ne approfitta. È tornato indietro. Io non sarei tornato indietro. Sarei andato avanti. Gran botto. Evitato per un soffio. Bravo che non sei stato lì a farti chiudere in un angolo. Altri razzi che però non hanno preso nessuno. Cree. Mai fare il super salto. Guarda dove si è nascosto. Che furbacchione. E poi ha preso Camilla mentre stava utilizzando un moltiplica bombe. Dai bianchi, su. Su. Sono organizzatissimi i rossi. Guardate che roba. Sono organizzatissimi. Cree finalmente ce l'ha fatta. Perché hai fatto due o tre super salti, ti hanno sempre preso. Sei poi riuscito almeno una volta a vendicarti. Va bene, ragazzi, finisce qua. Direi che ha vinto tranquillamente la squadra rossa, perché ha colorato quasi tutta la mappa. 65-25. E finisce così. Mamma mia. Ok ragazzi, eccoci tornati nella piazza centrale di Coloropoli per i saluti finali. Gran belle partite. Come sempre vi avrò diviso questo video in due parti, quindi mi raccomando, se non gli avete ancora dato un'occhiata, andate a recuperare la prima parte contenente varie partite che stasera abbiamo giocato insieme. Come sempre spero che questo video, ma anche l'altro, vi siano piaciuti. Se i video vi sono piaciuti, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui su Splatoon 2. Alla prossima ragazzi.